Il molo sud del porto di Giulianova si scopre sempre più elemento di crescita per il settore turistico nell'ambito della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio. Il successo della serata dedicata al cerasuolo e gli ottimi risultati di molte altre iniziative messe in campo quest'estate stanno spingendo il presidente dell'ente porto, Valentino Ferranti, a prendere in considerazione l'idea di organizzare appuntamenti fissi, ma è necessario creare una rete di sottoservizi. È stato un test importante che ci permetterà di valutare per il prossimo anno iniziative da fare in maniera continuativa, che sono legate un po' anche allo sviluppo di tutto il Molo Sud, della parte turistica del Molo Sud. E legato a questo ci sono gli interventi da realizzare per fare una rete fognaria per gli scarichi, ovviamente, perché oggi non c'è una rete fognaria sul Molo Sud, e la linea elettrica che permetterà di elettrificare i 10 cariscendi. Ruolo importante lo ha la Regione. Il sottosegretario Umberto D'Annunzio ha fatto una promessa. È in fase di realizzazione, il progetto esecutivo è quasi terminato, quindi lo studio di ingegneria che aveva fatto il primo progetto sta facendo quello esecutivo. Parliamo anche delle torri faro che vanno sistemate. Le torri faro sono già in fase di realizzazione, quindi l'azienda, la Siderpali, che sta realizzando i pali, li hanno già messi in produzione, stanno realizzando anche le corone da mettere a terra, e credo che nel mese di settembre quest'opera verrà iniziata e speriamo completata in poche settimane. Il presidente Ferranti ha anche un sogno: realizzare la passeggiata sul muro paraonde del Molo Nord, come un tempo, ma con i dovuti accorgimenti per l'incolumità delle persone. Noi che l'abbiamo vissuta da bambini, per noi è un'emozione poter ricreare quelle condizioni, quindi fare anche a step, per piccoli tratti, realizzare quella veduta che c'era verso l'esterno, passando sul muro paraonde. È stato chiuso diversi anni fa per motivi di sicurezza.